stato il coro delle Filippine a sbaragliare il concorso polifonico, portandosi a casa il primo posto nell'assoluto e in altre due categorie, nel misto e nel monografico. Il gran finale del concorso con il premio Città di Arezzo è andato in scena lo scorso sabato al Teatro Petrarca. Abbiamo avuto cori straordinari, di grandissima qualità, i punteggi lo dicono, e la giuria è stata un po' in difficoltà ad assegnare i primi premi proprio perché c'erano molti cori in gara con un altissimo punteggio. Ad aver la nomination erano stati quattro cori, i filippini, appunto, gli sloveni, le ragazze cinesi di Hong Kong ed infine le voci bianche dei piccoli cantori di Barcellona. A convincere il pubblico e giuria tecnica alla fine è stato proprio il coro delle Filippine. Un polifonico di grande qualità sicuramente, e per questo ringrazio soprattutto il direttore artistico Lorenzo Donati, che ha curato in maniera particolare la scelta, la selezione dei cori, e naturalmente ha invitato una giuria di grande rilevanza, per cui il Polifonico Internazionale, la sua 66esima edizione, si conferma come una delle manifestazioni coristiche più importanti del mondo. I filippini tornano dunque a casa con una considerevole somma di denaro, la preziosa scultura che rappresenta la mano di Guido ed infine l'iscrizione di diritto al Gran Premio Europeo di Canto Corale, che si terrà il prossimo anno proprio ad Arezzo.